Allora, detto questo, entriamo davvero. Che cos'è l'amore? Sull'amore sono stati scritti un'infinità di libri, però io penso che il più importante di tutti l'abbia scritto Platone. E questa sera Ezio Piccolo ci ricordava che forse non c'è Pausania, non c'è Erissimaco, non c'è Socrate, ma noi li convochiamo, questi signori, per ascoltare quello che Platone ci dice intorno alle cose d'amore. E in un passo di quel testo citato da Ezio Piccolo, che è il Simposio, Platone dice che, due punti, gli amanti, che passano così tanto tempo insieme, non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro. E non è certo per i piaceri carnali che si desiderano stare sempre assieme. Evidentemente hanno cose da dire che non riescono a dire, e perciò parlano in modo enigmatico e buio. Ecco, se noi riusciamo ad arrivare all'altezza di questo passo, forse incominciamo ad inoltrarci nelle cose d'amore. Gli amanti amano stare insieme non certo solo per i piaceri carnali, dice Platone, ma perché hanno cose da dire che non riescono a dire. E quindi amore incomincia là dove c'è il collasso della ragione, il collasso del linguaggio. Se voi sentite parlare due innamorati, il loro linguaggio dal punto di vista logico è di una povertà assoluta. Uno dice io ti amo, a parte che chissà chi è io, diceva bene Ezio Piccolo, e chissà chi sei tu. Ma io ti amo, però quell'altro non capisce bene che cosa vuol dire propriamente io ti amo, e allora vai a ispezionare, ma mi ami in che modo? E poi incomincia quello scrutamento dei comportamenti, quell'indagine sulle parole, le sfumature delle parole, la qualità degli sguardi, l'intenzione con cui si parla, cioè non c'è mai un luogo in cui questo amore viene preso e tranquillizzante viene accolto. E allora vuol dire che amore incomincia là dove c'è il collasso del linguaggio. Hanno cose da dire che non riescono a dire, proprio il linguaggio non è sufficiente. Probabilmente l'unione del corpo è la forma più disperata nel tentativo di riuscire a intendersi al di là dell'incapacità del linguaggio di riuscire a comunicare quello che in presenza di amore si vorrebbe dire e non si riesce a dire. E perciò parlano in modo enigmatico e buio. Enigma è una figura che la cultura greca iscrive nello scenario della follia. La follia è l'antecedente della ragione. Qui il discorso si fa duro e vi chiedo un po' di pazienza per 5 minuti per riuscire a farvi capire questo scenario di appartenenza e di amore alla dimensione folle. Anche Freud dice che l'amore è un delirio grave, anzi lui dice una malattia grave, che ha l'unico pregio che è breve. È grave perché quando uno dice senza di te mi crolla il mondo, è chiaro che sta delirando, non è vero che crolla il mondo senza di te, però questa espressione dice bene lo scenario assurdo delle cose d'amore, certamente non ragionevole. Allora vediamo di capire che cos'è la ragione, cosa vuol dire ragionare, che cos'è il linguaggio costruito con la ragione. È un linguaggio che è caratterizzato da un principio fondamentale, che è il principio di non contraddizione, per cui una cosa è se stessa e non altro. Questo è il linguaggio della ragione. Il bicchiere è il bicchiere e non altro. Ma è poi vero che le cose sono così? La risposta è no, perché il bicchiere è il bicchiere e quindi serve per bere, però il bicchiere potrebbe anche essere utilizzato come un'arma impropria. Quindi il bicchiere è il bicchiere, ma anche qualcos'altro. Quando diciamo ma anche qualcos'altro, fuori usciamo dall'ordine della ragione. Entriamo in una dimensione inquietante. Se io alzando il bicchiere nessuno in prima fila si spaventa, significa che tutti sono persuasi che io utilizzerò il bicchiere secondo la regola della ragione, che dice che il bicchiere è il bicchiere e non altro. Ma è solo questa loro fiducia che io mi comporto in modo razionale che non spaventa nessuno. Ma io potrei usare il bicchiere anche come un'arma impropria, a questo punto sorgerebbe dell'inquietudine. Perché siamo inquieti di fronte ai folli? Perché non sappiamo mai
qual è la traiettoria dei loro comportamenti e qual è il significato ultimo del loro linguaggio. Ecco, la ragione è questa, che fissa l'identità delle cose, stabilisce che una cosa è se stessa e non altro. E quello che antecede la ragione la dobbiamo chiamare follia, dove una cosa è se stessa ma anche altro. Ed è questa dimensione, ma anche altro, che è una dimensione inquietante. Amore abita la dimensione della follia. Tant'è che quando uno dice ti amo, quell'altro non è mai persuaso che la parola significhi la densità del sentimento che prova o il desiderio di essere amato secondo le modalità che desidera. Amore è anche altro. Ecco, questa alterità va tenuta ben presente perché segna il collasso della ragione e l'apparizione di quella dimensione inquietante che siamo soliti chiamare follia. La follia, i greci l'avevano assegnata agli dèi, perché per tenere insieme la comunità bisogna essere razionali, bisogna osservare le regole, bisogna essere nelle condizioni di mantenere rigorosamente il principio di identità e di non contraddizione. Bisogna essere certi che il bicchiere serve per bere e non altro, quindi la comunità degli uomini lavora e funziona in termini razionali. Eraclito dice: l'uomo ritiene giusta una cosa e ingiusta l'altra. Per il Dio tutto è bello, tutto è buono e tutto è giusto. Oppure dice ancora. Dice ancora che per il Dio il giorno è la notte, la guerra è la pace, la fame è la sazietà. Ecco, queste contraddizioni che appartengono alla divinità non devono appartenere agli uomini. Gli uomini sono coloro che si sono emancipati da queste contraddizioni, si sono emancipati dallo scenario della follia, hanno costruito un linguaggio per riuscire a intendersi e soprattutto per prevedere i comportamenti secondo le regole della ragione. Antecedenti degli uomini, i greci pensavano fossero gli dèi. Quando il Dio entra nella città, pensiamo alle Bacchanti di Dioniso, che cosa succede? Che il re perde il suo potere, le donne si comportano come menadi, i vecchi si comportano come bambini, è il disordine generalizzato. A un certo punto il coro chiede: ma non si può allontanare il Dio? E la risposta è: no, nessun uomo è in grado di allontanare il Dio. Bisogna attendere che il Dio se ne vada da solo. E quando Dioniso abbandona la città, ritorna l'ordine. Le donne tornano ad essere madri, i vecchi fanno i vecchi e non i bambini. Tutto quanto si risistema. Ancora nel 1700, nel 1800, gli psichiatri, quando congedavano un matto ritenendo che in qualche modo fosse guarito, nella prognosi, prima della firma, scrivevano DC, Deo concedente. Se il Dio concede di abbandonare la mente di quest'uomo, quest'uomo ricomincerà a ragionare. Allora capiamo bene che cos'è la follia. La follia è l'antecedente della ragione e purtroppo, o per fortuna, è il costitutivo di ciascuno di noi. Quando dico che è il costitutivo di ciascuno di noi, intendo dire che dal punto di vista razionale noi siamo tutti uguali. Parliamo lo stesso linguaggio, riusciamo a intenderci perché usiamo la logica. Stiamo rigorosamente attenti al principio di identità e di non contraddizione. Non confondiamo le cose, non le mescoliamo e perciò siamo tutti uguali. Quello che ci distingue è la qualità della nostra follia, il modo di associare le cose. Per cui, ad esempio, quando uno pensa da solo, nel soliloquio dell'anima, ciò che pensa non lo dice in pubblico, perché questa situazione di pensieri privati rischierebbero in qualche modo di allarmare chi ci sta di fronte. Nel pubblico, nel plurale, noi usiamo sempre la ragione, nel singolare, invece, ci concediamo alla specificità della nostra follia. E alla specificità delle rispettive follie si concedono gli amanti che i greci avevano individuato nel duale, quando due parlano tra di loro e sono innamorati, utilizzano un linguaggio che non è il linguaggio plurale della ragione, ma è il linguaggio che già incomincia a incrinarsi, a contaminarsi con la dimensione folle. Folli sono i folli,
Folli sono i bambini che contaminano le cose, per cui i bambini andrebbero ascoltati in ordine alle loro contaminazioni. Folli sono i poeti. Quando Leopardi dice dimmi che fai tu luna in cielo, se dovessimo stare alla logica della ragione, sappiamo benissimo cosa fa la luna. È un pianeta che ruota intorno alla Terra, al pari di altri pianeti. La domanda acquista senso alla sola condizione che la luna sia la luna, ma anche qualcos'altro. Ecco qui questo nesso inquietante, per cui si giustifica la dimensione poetica grazie a questa oscillazione, grazie a questa fuoriuscita dal mondo della ragione e questo ingresso nella contaminazione della follia. Io vi inviterei a considerare la follia come una cosa molto seria, come una cosa che non abbiamo mai bandito da noi stessi, ad apprezzarla in maniera quasi da venerazione, perché è ciò che ci costituisce nella differenza l'uno dall'altro. Ecco, nello scenario della follia abita amore. Per cui entrare nelle cose d'amore non lo possiamo fare ragionando, ma lo possiamo fare solo immergendoci in questo scenario. Del resto il linguaggio popolare queste cose le sa, anche se non ha letto Platone, quando dice mi fai impazzire, con te perdo la testa, allude con un linguaggio elementare a questo ingresso nello scenario extrarazionale, o se preferite, folle. Queste cose vengono raccontate da Platone in un dialogo dove si racconta di Socrate che è invitato ad un convito da un amico che si chiama Agatone. Lo accompagna Alcibiade, che era il generale dell'esercito greco, che era anche l'amante di Socrate. Non dovete pensare a cose strane in termini categorici, sessualità, omosessualità, eterosessualità. Il mondo greco non era ancora cadenzato da questi scenari cristiani, così come non dovete pensare che i generali fossero persone anziane, perché le guerre si facevano corpo a corpo, quindi il generale doveva essere il più forte, il più giovane. Un generale aveva 20 anni, poi quando si diventava vecchi si faceva i soldati. Bene, accompagnando Socrate, a un certo punto Socrate si ferma sotto un portico e ha una crisi. Alcibiade, che conosce Socrate avendolo avuto come suo militare nell'esercito, sa di che cosa si tratta, raggiunge la casa di Agatone. Agatone chiede dov'è Socrate, ma ha avuto un suo attacco di atopia. Gli psichiatri si sono buttati a studiare questa sindrome e l'hanno collocata nel novero delle epilessie. In realtà non si tratta di epilessia, per la semplice ragione che l'epilessia era già stata scoperta da Ippocrate, anzi Ippocrate è diventato famoso proprio per questo, perché dice che il male sacro, come si chiamava allora, non è per nulla sacro, lo consideriamo sacro semplicemente perché ne ignoriamo le cause. E quindi la parola epilessia, che tra l'altro è una parola greca, era già nota. Atopia è un'altra cosa. Socrate ci vuole segnalare che se tu vuoi entrare nelle cose d'amore, devi entrare in una condizione di atopia. In greco topos vuol dire luogo. Atopos, fuori luogo, ti devi dislocare dalla ragione, se no non sei in grado di amare. La dimensione razionale deve essere disabitata. Quando dico ragione, uso una parola della filosofia. Se dovessimo usare una parola della psicologia, diciamo io, che è la parte razionale dell'uomo. Ma sappiamo tutti che l'io non è la nostra personalità. Freud ci ricorda che l'io non è padrone in casa propria. Sappiamo di essere abitati da demoni e dei. Sappiamo che l'io è una piccolissima parte. Jung dice il cerchio minore all'interno di un cerchio maggiore. L'io è una piccolissima, Kant parla della ragione come di un'isola piccolissima nell'oceano dell'irrazionale. Allora questa dimensione razionale è la dimensione che dobbiamo abbandonare per entrare nelle cose d'amore. Quindi dobbiamo dislocarci dalla ragione, dislocarci dalla regione dell'io, quindi entrare in uno stato atopico, fuori dal topos dell'io, fuori dal luogo della ragione.
se restiamo all'interno della ragione facciamo atti sessuali ma con un io presente e quindi non siamo ancora entrati negli scenari d'amore. A un certo punto Socrate si risveglia, entra, si scusa con Agatone, Alcibiade dice sì, conosciamo questo stato mentale di Socrate, sappiamo che anche nella guerra a Salamina ogni tanto restava incantato 24 ore su 24 suscitando l'ilarità di tutti i suoi commilitoni. Il motivo dell'ilarità è un motivo molto frequente nella filosofia. Quando muore Talete, perché guardando le stelle cade in un pozzo, suscita l'ilarità di una servetta trace. Si ride sempre dalla filosofia, perché il senso comune ride sempre dalla problematizzazione dei problemi. Il senso comune non fa che ridere. In televisione si ride sempre, perché è il luogo imminente del senso comune. Non trovate mai una persona seria nelle immagini televisive, è quasi obbligatorio ridere, è l'antifilosofia per eccellenza, è il luogo dove non si pratica né il pensiero e tantomeno la dislocazione dal pensiero e quindi l'ingresso in quella dimensione essenziale per le cose d'amore, che è appunto la dimensione della follia. Lì in casa di Agatone si discute intorno alle cose d'amore, ciascuno espone la sua teoria, qui ci limiteremo ad esporre la teoria di Socrate, il quale è noto, era il filosofo che diceva di sé di non sapere niente. Socrate è il filosofo della dotta ignoranza. Dotta ignoranza vuol dire che Socrate ritiene di non sapere niente, ma almeno sa di non sapere niente. In questo senso questa ignoranza è dotta. E soprattutto con questo sistema Socrate inaugura la filosofia. Perché i filosofi, a differenza dei sapienti, non sanno niente. I sapienti sanno, gli uomini di religione sanno, e quindi trasmettono il sapere. I filosofi non sanno. Mettono alla prova il sapere degli altri. Il dialogo filosofico consiste sostanzialmente in questo: tu parli, di la tua opinione, e coloro che ti ascoltano mettono alla prova la tua opinione, e la mettono alla prova, dice Platone, come fanno i vasai quando con la nocca del dito provano se il materiale di cui è fatto il vaso è vero bronzo oppure no, ovvero se il discorso sta in piedi oppure no. Perché, dice Platone, ci sono dei discorsi che stanno in piedi o per sofismi, o per retorica, o per mozione degli affetti, mentre la filosofia è alla ricerca dei discorsi che stanno in piedi da soli, non in virtù di chi li pronuncia, non perché hanno prodotto dei fattori emotivi di consenso, non per retorica, non per sofistica, non per autorità religiosa, ma stanno in piedi da sé. E i discorsi che stanno in piedi da sé vengono chiamati discorsi epistemici. Non spaventatevi se è molto difficile questo discorso all'inizio, ma è solo grazie a questa difficoltà che riusciamo a entrare per davvero nelle cose d'amore. Episteme è una parola greca, isteme vuol dire stare su, epi, su di sé. Quindi non perché lo dice il Papa è vero, non perché lo dice uno che mi piace è vero, non perché lo dice la televisione è vero, ma è vero perché è argomentato, perché sta su da sé. Nel senso che i greci erano persuasi che la verità abitasse in ciascuno di noi e dovesse semplicemente venire fuori e venendo fuori essere messa alla prova. E se reggeva la prova della non contraddizione, allora veniva assunta da tutti come verità. Quindi non c'era chi sapeva e trasmetteva a chi non sapeva qualcosa. Questo è il metodo catechetico, è il metodo a cui siamo stati abituati anche a scuola, anche in questo momento. Stiamo facendo un'operazione catechetica, io appaio come quello che so, che comunica loro qualche cosa che loro non sanno. E quanto di più antisocratico e antigreco stiamo facendo, però giusto per impostare il problema.
Bene, Socrate dice: io non so niente, però di una cosa ho episteme, di una sola cosa ho episteme, cioè un sapere che sta su da solo. E qual è questa cosa, gli chiedono? La cosa di cui io ho episteme sono ta erotica, le cose d'amore. E chi te le ha raccontate le cose d'amore, chiedono? Me l'ha raccontata una donna, il cui nome è Diotima. E già qui la cosa è interessante, perché la filosofia nasce tra uomini. Qualcuno aggiunge addirittura tra omosessuali, tutto sommato Socrate era omosessuale, Platone era omosessuale, Parmenide era omosessuale, magari era un circolo di omosessuali, non lo so, ma certamente tra uomini. E come mai bisogna ricorrere a una donna per sapere qualcosa intorno alle cose d'amore? Perché la donna ha più familiarità con la follia di quanto non abbia familiarità l'uomo. E con questo io invito le donne a non offendersi, perché hanno una carta in più. Se è vero che la ragione è quell'isola piccolissima nell'oceano dell'irrazionale, avere una familiarità con l'irrazionale significa abitare e la ragione e il suo altro. Sembra che gli uomini siano ancorati alla ragione e abbiano una sorta di terrore della dimensione che fuoriesce dal mondo razionale, quindi abbiano una scarsa dimestichezza con l'erotica, abbiano una scarsa dimestichezza con la follia. Nell'uomo c'è una sorta di solidità di principi, una rigidità di procedure, una struttura mentale più logica che erotica. E allora intorno alle cose d'amore non è l'uomo che può essere maestro, ma, dice Socrate, una donna di ottima. E teniamolo presente questo nesso tra la donna e la follia. La cultura popolare ha sempre salputo che le donne sono pazze o sono folli, ma questa è la virtù, questa capacità di abitare la parte razionale e la parte irrazionale di cui noi siamo costituiti. E cosa ti ha raccontato Diotima? Diotima mi ha raccontato la nascita di Eros. La mitologia greca aveva stabilito che Eros era figlio di due divinità molto importanti. Una era Afrodite, dea dell'amore, e l'altro era Ares, in latino Marte, dio della guerra. Non male come genitori, nel senso che anche Freud, quando deve segnalare le pulsioni fondamentali dell'inconscio, ne individua sostanzialmente due. Che cosa abita l'inconscio? Dice Freud, è abitato da due scenari che non sono a disposizione dell'io, ma sono a disposizione della specie. Ecco qui un altro scenario fuori dalla razionalità, fuori dall'io. E quali sono queste due pulsioni? La pulsione sessuale, quindi erotica, e la pulsione aggressiva. La sessualità per generare e l'aggressività per difendere la prole. Che però sono due dimensioni che non appartengono all'io, e perciò Freud le colloca giustamente nell'inconscio. Noi queste dimensioni le chiamiamo, Freud le chiamava pulsioni, noi le chiamiamo passioni. E prestiamo attenzione alle parole. Avere una passione, che cosa significa? Che l'io patisce qualcosa d'altro, che lui non governa. Ecco, questo qualcosa d'altro che non governiamo sono la sessualità, dice Freud, e l'aggressività. Perché sono due pulsioni che appartengono alla specie e non all'individuo. Non rientrano nell'economia dell'individuo. Se una madre dovesse ragionare dal punto di vista dell'economia della sua identità e della sua configurazione, non metterebbe mai al mondo un figlio, perché il figlio vive a scapito del suo corpo, a scapito del suo tempo, a scapito dei suoi sogni, a scapito dei suoi amori, anche altri rispetto agli amori per i figli. È la specie potente che seduce l'individuo
e fa gli interessi della specie, a cui interessa semplicemente la riproduzione, la continuità della specie, a scapito della vita individuale. Questo i greci lo sapevano bene, perché consideravano l'individuo come un funzionario della specie, tutto sommato. Nasciamo, cresciamo come le piante, gli animali, così gli uomini, per il tempo che ci è concesso, perché così vuole la natura, interessata al suo mantenimento e non al mantenimento dei singoli individui. Ma su questo magari ritorneremo in ordine alle domande. Bene, aggressività e sessualità, Afrodite e Ares mi pare che erano dei buoni genitori per Eros. Platone invece gli cambia la genealogia. Non gli va bene né Afrodite né Ares, stabilisce che Eros abbia per genitori due personaggi sostanzialmente ignoti nella mitologia greca, che compaiono solo in questo dialogo. Si racconta che in occasione di una festività in onore di Afrodite si fa un banchetto, e come era consuetudine nel mondo antico, nei banchetti dei ricchi, alle pendici dei tavoli si accostavano i poveri per mangiare le briciole di quanto cascava a loro. E tra questi poveri c'è una poveraccia che si chiama Penia, Penia, da cui anche l'italiano penuria, no? Povertà. E accanto a lei c'è un semidio altrettanto sconosciuto che si chiama Poros, che non sappiamo neanche tradurre, perché molti l'hanno tradotto con acquisto per fare il compenso a povertà, altri con ricchezza. Poros in realtà in greco vuol dire via, via d'uscita da una situazione enigmatica e problematica. I due bevono, mangiano quel che cade dal tavolo, si ubriacano, fanno l'amore, e da qui nasce Eros, il quale, dice Platone, porta tutte le caratteristiche di sua madre: la povertà, la miseria, gira scalzo sotto i portici, malnutrito, di notte dorme all'aperto, non ha giaciglio. Perché questa storia? Qui Platone individua una componente fondamentale dell'umano e stabilisce la perfetta coincidenza tra amore e desiderio. Il desiderio umano è caratterizzato dalla povertà, è caratterizzato dalla mancanza, è caratterizzato dalla carenza. Io non desidero le cose che ho, desidero le cose che non ho. E allora la mancanza, la povertà è il costitutivo del desiderio. Amore e desiderio vengono a coincidere. Amore è la stessa natura del desiderio, il suo costitutivo è la mancanza. Desiderio è una parola intorno a cui sono state costruite tantissime mitologie. Tommaseo addirittura stabilisce che desiderio sta a significare che il mio desiderio desidera, apre un varco tra le stelle, ha la forza di aprire un varco tra le stelle per riuscire a esprimersi. Niente di vero, desiderio è una parola che compare nel De Bello Gallico, si chiamavano desiderantes, quelle sentinelle che alla sera, al termine della battaglia, che si conduceva solo di giorno, venivano preposte alle soglie dell'accampamento in attesa di coloro che al tramonto non erano rientrati. Ecco, queste figure, queste sentinelle erano desiderante, cioè trascorrevano la notte sotto le stelle in attesa. Ancora una volta la figura della mancanza, del non ritorno, del non arrivare, del non compiersi. E allora Platone istituisce questo: amore è mancanza, noi amiamo finché l'altro non è il nostro possesso, finché l'altro non è conosciuto compiutamente. Anche qui la saggezza popolare lo dice con estrema brutalità: in amor vince chi fugge, no?
Il problema è che nelle cose d'amore, nelle relazioni amorose, è molto importante che i due amanti non si rivelino radicalmente, che lasciano sempre qualcosa di segreto, di inaccessibile. Non è vero che nell'amore bisogna dirsi tutto, perché noi esistiamo per l'altro alla sola condizione che continuamente manchiamo al suo possesso, perché amore dura il tempo della mancanza. Non appena questa mancanza viene saturata, amore si congeda. È una visione tragica quella dei greci. Sanno che nulla è eterno, non credono che la vita sia eterna, non credono che i sentimenti siano eterni, credono che i sentimenti siano intensi, non eterni. E l'intensità è misurata dalla mancanza, dall'assenza, dal non possesso delle cose. Bene, questo sa Platone, questo sa Socrate, gliel'ha insegnato di ottima e gli ha raccontato questa storia. Ma che cosa fa propriamente amore? Come avviene questo processo che siamo soliti pensare come un processo duale? Qual è la funzione di amore? Qui Platone dice due parole molto potenti. Amore riempie l'immenso vuoto tra gli uomini e gli dèi e ha questo compito di interpretare le parole degli dèi per farle intendere agli uomini e di tradurre le parole degli uomini per farle intendere agli dèi. Ecco, vediamo di capire questo atteggiamento. Qui Platone parla in modo cosmologico, uomo-dio. Noi possiamo tradurlo in chiave psicologica. Al posto di uomo mettiamo io, al posto di Dio mettiamo follia, perché gli dèi sono folli. Gli dèi sono, abbiamo detto all'inizio, l'antecedente della ragione. Gli dèi non tengono il principio di identità. Zeus è capo degli dèi, ma è anche tuono, è anche fulmine, è anche vacca, è anche toro, è anche pioggia. Non è una cosa sola, ecco, questa oscillazione di significato continuo è l'emblema della follia di cui la divinità è interprete. Gli uomini si sono emancipati dagli dèi, istituendo il regime della ragione, lasciandosi la follia alle spalle, ma solo alle spalle, perché poi la follia li abita radicalmente. E allora questa operazione che Platone segnala con due parole greche, ermeneuein, interpretare. Nelle cose d'amore l'io interpreta la parte folle di noi stessi e traduce il linguaggio della nostra follia rendendola accessibile per quel che è possibile alla parte razionale. E allora che cosa succede per davvero nelle cose d'amore? Non una relazione a due, come si è soliti credere. Non una relazione a due. Nelle cose d'amore io, grazie a te, oso scendere nella mia parte folle, grazie a te. E tu, grazie a me, osi scendere nella tua parte folle. Perché grazie a te? Perché non facciamo l'amore con chiunque? E perché chi fa l'amore con chiunque non fa l'amore? Perché per scendere nella propria parte folle io devo fidarmi che tu, una volta che io sono sceso, mi tiri fuori, perché non è mica detto che sia in grado di fuoriuscire da sé, da me. Per sapere che noi siamo folli, è sufficiente che voi dormiate e chiudete un po' la finestra della ragione e vedete subito che compare tutto lo scenario della follia. Che cosa sono i sogni? Sono luoghi di follia, scenari di follia. Che cos'è un sogno? Non funziona al principio di non contraddizione, non funziona al principio di identità. Nel sogno io sono bambino e sono adulto, sono maschio e sono femmina. Non funziona il principio di causalità. Un effetto produce la causa. Non funziona la misura temporale. Un sogno comincia nell'impero romano e finisce a New York. Non funziona la dimensione spaziale. Non funziona niente di ciò che è razionale. Quindi noi siamo folli. E amore vuol dire entrare in questa parte folle. Che non si accede a questa parte folle attraverso processi razionali, ma solo attraverso processi erotici. Qui potremmo estenderci
aprendo e chiudendo subito una parentesi, badate che i processi di insegnamento non avvengono su base razionale, avvengono sempre su base erotica. Perché uno si mette a studiare, deve essere affascinato, deve erotizzare. Io non so se queste cose si possono dire, ma si devono dire. Platone dice chiaramente che l'apprendimento avviene su base erotica. Chiunque di noi ha studiato più volentieri le materie dei professori che amava rispetto a quelli che odiava, e se i professori non sono erotici, falliscono il loro mestiere. Bisogna essere erotici, avere il coraggio dell'erotismo. Quando si va a parlare con i professori, si sente dire suo figlio è intelligente, guai a dire che è stupido perché si offendono i genitori. Intelligente però ha scarsa buona volontà, la volontà non esiste, esiste l'interesse, l'interesse è prodotto dalla fascinazione, si impara per plagio. I professori devono essere carismatici, l'educazione avviene attraverso processi erotici, i processi razionali subentrano dopo una volta attivato l'erotismo, quindi l'erotismo non è solo una faccenda sessuale. È anche la procedura della paideia, cioè dell'educazione dei giovani. E se non si passa di qui non si fa nessun lavoro con loro. Naturalmente il discorso vale anche per i genitori, ma si farebbe troppo lungo. Torniamo alla nostra cosa. Quindi amore non è io ti amo, ma io grazie a te entro nella mia parte folle. E tu grazie a me entri nella tua parte folle. Dicevamo all'inizio che il linguaggio popolare lo enuncia questo, quando dice mi fa impazzire o perdo la testa. Ecco, se non si fa questa procedura, se non si abbandona alla dimensione dell'io, se non si ci disloca a topia dalla dimensione egoica e razionale, se l'amore avviene sempre sotto il controllo della dimensione egoica e razionale, non accade niente. Quindi amore è difficilissimo. Non è una cosa facile. A prescindere da questi scenari, quel che resta in gioco è solo l'idraulica, ma non certamente taglia erotica, cose d'amore. E attraverso questa discesa nella mia parte folle, resa possibile da te, gli amori sono unici, non eterni, ma unici. Quando ci si innamora, che cosa vuol dire esattamente questo innamorare? Io individuo in te, colei, parlo al maschile ma è reversibile al femminile, io individuo in te, colei, che mi consente di entrare nella mia parte folle e di avere commercio con la mia parte folle, perché la parte folle è il luogo imminente della creatività, dell'ideazione. La ragione non è creativa, è procedurale. La ragione non è ideativa, segue regole. Serve la ragione per intenderci, ma non per creare, non per ideare e neppure per conoscersi, perché la ragione è ciò che ci accomuna, ciò per cui siamo tutti uguali, non ciò per cui siamo ciascuno se stesso. Ed è questa la ragione per cui non ci si innamora di chiunque, ma solamente di colei o di colui che mi dà quella fiducia tale attraverso cui io posso abbandonare le regioni dell'io ed entrare nella dimensione folle. Per il tempo che mi è concesso. Perché non c'è rapporto diretto tra ragione e follia, non c'è omilia, dice Socrate, non c'è commercio, non c'è dialogo diretto, ho bisogno di un mediatore. Anche Dante, per andare all'inferno, che è l'altra parte della terra, anche Dante per andare all'inferno ha bisogno di un mediatore, che è Virgilio, no? E solo grazie a lui è in grado di scendere agli inferi. Ecco, questa discesa agli inferi di noi stessi, dove l'inferno è la parte ricca, la parte potente, la parte specifica. All'inferno siamo ciò che propriamente ci individua, a differenza della parte razionale. E cosa accade poi quando tu sei sceso nella tua parte folle grazie alla mediazione erotica dell'altro? Scende che se tu riemergi dalla tua follia, non sei più quello di prima. Dice Platone, nelle cose d'amore accade quello che mia madre faceva accadere
Alle partorienti, la madre di Socrate faceva la levatrice, colei che aiutava le donne a generare. Ecco, il partner amoroso svolge il ruolo di levatrice, reciprocamente si svolge il ruolo di levatrice, nel senso che si scende dalla follia e poi si fuoriesce da questa follia, ma non si è più l'io di prima, perché questo io è stato contaminato dalla follia che ci abita. E queste cose loro le sanno, anche se io ve le racconto in un modo un po' difficile, perché quando uno, per esempio, ha una storia d'amore, il tempo di questa storia d'amore non è più da mettere in serie a tutti i tempi, è un tempo speciale, è un tempo diverso, è un tempo in cui qualunque sia l'esito di una storia d'amore, qualunque sia l'esito, che finisca bene o che finisca male, quella storia d'amore ci ha trasformati. L'io che esce da una storia d'amore non è più l'io che è entrato nella storia d'amore. Perché la contaminazione con la parte folle di noi è un'operazione di trasformazione e questo è il momento generativo d'amore. Ciò che amore genera è l'io di colui che fa l'amore. Siamo generati dall'amore. In un certo senso potremmo dire che si vive finché c'è generazione e c'è generazione finché ci si innamora. Qualunque sia l'esito delle storie d'amore. Ecco, questi sono i grandi passaggi. E allora amore è maieutico, cioè generatore, non solo dei figli, dice Platone, ma di coloro che entrano nelle cose d'amore, costoro vengono generati dalla storia d'amore. Freud dice che l'unica condizione della vita è l'amore. Eros, perché l'alternativa è Thanatos, è la morte. Uno psicanalista, Norman Brown, fa un'etimologia che è falsa ma è interessante, perché tutte le etimologie, anche se sono false, sono interessanti, fa amors, amore è toglimento di morte. E la morte non è solamente la morte biologica, la morte è quell'io che sta agganciato a se stesso e non si concede più nessuna discesa nella propria parte folle e quindi non si alimenta più e perciò muore, muore come stile di vita, muore come qualità di espressione, muore come perdita di tensione, muore come fascinazione del mondo, perché nelle vicende amorose si ha anche una fascinazione del mondo, no? È il mondo che cambia forma, è il mondo che cambia colore. Ma non perché sono innamorato di te, ma perché grazie a te io recupero le risorse escluse dalla mia parte razionale, le risorse folli che mi rigenerano ad un'altra visione del mondo. Perché noi eravamo, dice Platone, dice Socrate nel finale, su suggerimento di Aristofane, mette in scena un racconto tra il comico e il tragico. Gli uomini originariamente erano due, agganciati uno all'altro. Questo era uomo, anthropos. E rotolavano con quattro mani, quattro braccia, coi volti affacciati. Erano uomini periferoi, circolari, rotondi, fortissimi, la forza dell'uomo intero. E gli dèi, come al solito, temendo la potenza degli uomini, Zeus un giorno decise di tagliarli in due, di tagliarli in due per ridurre la loro potenza, per ridurre la loro forza. E ciascuno di noi, dice Socrate è diventato il simbolo di un uomo. Nun un e mun ecasto simbolo. Ciascuno di noi è diventato il simbolo di un uomo. Simbolo è una parola greca che non vuol dire quelle cose che dicono i psicanalisti o i semiologi, per cui si dice che non so che la bandiera italiana è il simbolo dell'Italia, non è il simbolo dell'Italia, è il segno dell'Italia. La bandiera italiana sta per Italia, punto a capo, si capisce subito. Simbolo è un'altra cosa. Simbolo vuol dire metà. Metà.
I greci, quando si lasciavano, due famiglie si lasciavano, due amici si lasciavano, ciascuno andava per la sua strada, prendevano una scodella, un piatto, lo spezzavano e ciascuno ne portava via una metà, il simbolo. Simbolo vuol dire metà. E quando poi, dopo molto tempo, si rincontravano, si congiungevano, due amici, due fratelli, due famiglie, ricongiungendo queste due parti, se si ricomponeva l'unità, si rievocava l'antica amicizia e solidarietà. Simbolo in greco è una parola che vuol dire mettere assieme. Ballen vuol dire gettare, syn, insieme. Così come pro ballen vuol dire progettare, guardare innanzi. Così come diaballen vuol dire dividere, la ragione è diabolica. Divide, instaura differenze, non fa simbolo. Amore è simbolo, simbolo di un uomo. Naturalmente squartati in due, gli uomini facevano pena e schifo, allora Zeus, preso pietà, invitò Apollo, dio della bellezza, dice vai a cucire quelle pance sventrate. E Apollo fece quel che poteva, raccolse la pelle, di cui rimane il sigillo nell'ombelico dove raggrumò la pelle composta. E ciascuno però continuò a cercare l'altra metà di se stesso, l'altra metà da cui è stato separato. E simbolicamente e mitologicamente è questa dimensione di ricerca affannosa, sempre condizionato dalla mancanza, perché amore è mancanza dell'altro, è mancanza dell'altro. Attraverso questa ricerca affannosa ci si completa in ogni atto d'amore che finisce con l'essere una sorta di memoria dell'antica unità, di tentativo, ma guardatelo letteralmente, due che fanno l'amore, memoria dell'antica unità, tentativo di ricomporla e naturalmente sconfitta, perché gli atti d'amore si concludono. E qui c'è la dimensione tragica della visione greca, dimensione tragica nel senso che non è ricostituibile una felicità eterna, ma è possibile quella felicità nutrita dall'assenza, dalla mancanza per il tempo che ti è concesso in una ricerca infinita di compimento che non si compirà mai. I greci sono stati il popolo più intelligente mai apparso sulla terra. Penso che la collina del Partenone sia il vertice della cultura occidentale, poi è incominciata la decadenza con i sogni di immortalità, di felicità eterna. Restiamo fedeli ai greci e alla dimensione erotica e tragica della grecità.